Allora, sembra che ce la faccia. Allora, velocemente, perché siamo arrivati alla fine, avete visto questo splendido team che vi ha dato informazioni relativamente a quelli che sono gli adempimenti. Ecco, l'associazione da questo punto di vista vi dice che nel momento in cui voi ritenete di voler approfondire l'argomento, potete rivolgervi a noi in modo che potremo venire in azienda, capire in maniera dettagliata quali possono essere le necessità di intervento e successivamente cercare anche di darvi un supporto che è legato sostanzialmente agli strumenti di incentivo piuttosto che di formazione che possono essere utilizzati per abbattere i costi per questo adeguamento o per rientrare un po' nella compliance che il DGPR chiede. Questo perché, Berna, se mi vai, ce l'ho qui. Questo perché, e lascio poi dopo lo spazio, che cosa succede? Che nel momento in cui c'è un fabbisogno che è conclamato e quindi c'è un percorso che l'azienda deve compiere, noi possiamo inserire nei processi formativi che voi in azienda andrete ad utilizzare, possiamo inserire o dei corsi brevi attraverso degli avvisi che Fondimpresa metterà a disposizione di voi imprenditori iscritti a Fondimpresa. Do per scontato che sappiate che cos'è Fondimpresa, per cui diciamo così che avete la possibilità di attingere al portafoglio, al vostro salvadanaio di risorse che mettete a disposizione ogni mese accantonando lo 0,30 per ogni dipendente. Quindi questi soldi che sono vostri, utilizzarli o attraverso dei corsi brevi o attraverso lo sviluppo di progettualità più complesse con il conto formazione aziendale, quindi nell'ambito di un percorso di compliance o di adeguamento, o far domanda e noi come COSEFI, quindi come società di formazione, vi supportiamo per realizzare il vostro piano formativo legato al DGPR, oppure entrare facendo richiesta nello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica che hanno una forte componente innovativa, dove nel maggio del 2018 noi andremo a collezionare, quindi a raccogliere tutte le disponibilità da parte delle imprese in modo da ottenere poi dopo l'erogazione di circa 35 ore o anche in alcuni casi 40 a disposizione delle aziende che possono in qualche modo, come dire, abbattere i costi legati sostanzialmente al percorso formativo che viene realizzato all'interno dell'azienda. Parlo di percorso formativo perché non è un vero e proprio percorso formativo, è un percorso che sta a metà tra la formazione e la consulenza aziendale, cioè comunque voi andrete ad innescare una serie di processi che hanno bisogno di un percorso culturale formativo. Ecco, su questo Fondimpresa può intervenire in maniera molto determinante per abbattere i costi e quindi, come dire, agevolare il vostro adeguamento a questo nuovo sistema di protezione dei dati personali. Ecco, quindi nel caso in cui ci sia un interesse da parte vostra, dovete far altro che rivolgervi ad Irene Rosadini, che è la persona che era indicata nella mail come riferimento, e poi noi vi contatteremo e verremo a trovarvi in azienda, capiremo quali sono le necessità e lì insieme aggregheremo poi dopo le competenze tecnologiche, giuridiche, con quelle che sono poi dopo le agevolazioni che in questo momento il nostro, gli strumenti o formativi o di supporto di incentivi regionali o nazionali ci possono offrire. Ecco, io ho terminato perché è l'ultimo intervento, è sempre un pochettino più difficile, lascio la parola, perché ci siamo tutti stanchi, lascio la parola a chi ha domande da fare ai relatori e al Presidente Bocci.